terza edizione del Festival degli Abruzzi, un appuntamento che si ripete, si rinnova, assessore, un appuntamento che vuole portare e vuole far vedere le bellezze della nostra regione anche fuori dai confini regionali. Assolutamente sì, ci tenevamo che si svolgesse, ringrazio gli organizzatori perché nonostante insomma, il clima che c'è, le difficoltà legate al Codiv, chiaramente si porta avanti, peraltro coinvolge quattro bellissimi borghi del nostro Abruzzo, borghi importanti, borghi che non sono belli non solo dal punto di vista architettonico e naturalistico, ma anche perché rappresentano in pieno l'enogastronomia del territorio, e ci tenevamo perché peraltro si rivolge ad un mondo particolare, un mondo dell'arte che riesce a costruire, a realizzare e a oltrepassare i confini dell'altra sponda dell'Adriatico. Direttore, vogliamo spiegare il senso di questa manifestazione Arte in Vita, una manifestazione che ha programmi e progetti ambiziosi. Essendo spesso gli artisti persone libere, riescono a entrare, a stare veramente in contatto con il mondo, a captare quelle che sono le esigenze del contemporaneo per capire come, per trasmetterci come riuscire a vivere meglio nel futuro. Quindi sono molti gli spettacoli quest'anno di performative contemporanee sempre. Abbiamo una pubblicazione di un libro in cui cerchiamo di connettere il mondo degli anziani con quello delle arti contemporanee. Lavoriamo molto con le scuole, quindi cerchiamo sempre di creare dei ponti generazionali tra quelle che sono quello che sarà il futuro del nostro territorio, che stiamo cercando in qualche modo di coinvolgere sempre di più, perché come dicevamo in conferenza è un territorio che può accogliere e che secondo me non ci rendiamo conto, io in primis da abruzzese, di quello che abbiamo intorno e possiamo valorizzarlo veramente molto, e grazie a questo festival lo facciamo in quattro comuni, connettendo tutti questi comuni tramite la strada Marrucina che collega la Maiella con il mare Adriatico. Quindi oltre a quello che noi facciamo direttamente con gli spettacoli, cerchiamo di promuovere anche i posti dove si svolge il festival.